Buongiorno a tutti. Nel video di oggi ci occupiamo di diagnosticare il guasto di un BMS di una batteria e-bike e di effettuarne la sostituzione dopo aver fatto un po' di test a qualche componente qua e là. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Questa è la batteria della mia e-bike. Si tratta di una batteria da 36 volt, 10 A circa, in configurazione 10S4P, ossia 10 gruppi di 4 celle in parallelo. Protetta da un BMS 10S da 30 A che sembra non funzionare correttamente. La tensione in uscita verso il motore, infatti, è di circa 25 volt. Misurando invece la tensione del pacco batteria prima del BMS abbiamo 40,7 volt. Questa tensione è data dalla somma delle varie celle poste in serie, che più o meno sono tutte all'incirca a 3,9 volt. Evidentemente questi 4 MOSFET che fungono da interruttore di collegamento tra batteria e carico stanno funzionando solo parzialmente. Non solo, ma è presente una tensione oscillante sul connettore del carico che mi fa pensare ad un problema di pilotaggio. In caso di difformità tra la tensione fornita al carico e la tensione del pacco batterie, c'è sempre un problema legato alla BMS. Facciamo un tentativo di ricarica. Il caricabatterie dovrebbe ricaricare ad una corrente di 1,5 A. Amperometro a pinza sulla portata 20 A in DC, azzeriamo lo strumento e sul negativo del caricabatterie misuro una corrente di 0 A. Altro tentativo che faccio in questi casi è quello di andare a lubrificare il connettore dei voltaggi che permette di verificare la sovratensione o la sottotensione delle batterie con l'utilizzo di un po' di WD-40. A volte questi contatti ossidati possono fornire false informazioni al chip del bilanciamento e non farlo funzionare a dovere. Ricontrollando la tensione in uscita dal BMS abbiamo ancora 25 volt, quindi niente di fatto. A questo punto ho due possibilità: sostituire in toto il BMS o cercare di ripararlo andando a analizzare e misurare qualche componente elettronico. Scelgo questa seconda strada e vado a liberare il BMS dal pacco batterie. Per accedere al lato componenti dovrò rimuovere l'aletta di raffreddamento in alluminio e anche questo isolante posto nella parte sottostante. In primo piano abbiamo il chip del BMS vero e proprio e i 4 MOSFET di commutazione con la loro pasta termica che vado a rimuovere completamente. Sigla di questi MOSFET K80E06K3. Googliamo il codice con la parola datasheet e vengono fuori le caratteristiche. Si tratta di un MOSFET molto robusto da 75 volt e ben 80 A. Dubito che questi MOSFET così robusti possano rompersi, ma andremo poi a controllare anche questi. Per quanto riguarda il chip del BMS, si tratta di un SH367107X. Googliamo anche questo codice, seguito dalla parola datasheet, ed esce uno schema elettrico relativo ad un esempio di un circuito per questo BMS. Sul retro troviamo un semplice circuito di bilanciamento passivo con una decina di transistor e relative resistenze di bassa potenza. Allorquando la tensione di ciascuna singola cella o gruppo di celle supera i 4,2 volt, viene scaricata sulla resistenza di potenza. Passiamo ad effettuare qualche controllo su qualche componente, dissaldando prima tutti i negativi di collegamento. In genere, di primo acchito, vado a controllare qualche componente a caso, qualche diodo, qualche transistor e i MOSFET di potenza. Questa tecnica permette di velocizzare la riparazione e trovare subito un potenziale colpevole. Nell'effettuare una qualsiasi riparazione è buona norma cercare il datasheet del chip principale di qualsiasi dispositivo, in modo da avere un quadro più corretto del suo normale funzionamento.
anche se non proprio identico. Osservando lo schema capiamo che l'integrato comanda la conduzione dei due MOSFET, uno destinato al carico e uno al caricatore. È presente un terzo MOSFET in qualità di rilevatore di tensione e una resistenza di shunt, oltre a qualche diodo Schottky. Cominciamo da questi componenti che sono più facili al guasto. Iniziamo ponendo il multimetro sulla portata test di continuità diodi e andiamo a misurare le giunzioni di questi quattro diodi presenti. Puntale nero sul catodo, quello con la fascetta per intenderci, una giunzione di circa 577 mV. Tipica di un diodo 1N4148, versione SMD con sigla T4. Ma andiamo avanti nell'analisi. Secondo diodo, una giunzione di 0,577. Terzo diodo, abbiamo 0,571 mV. Quarto e ultimo diodo, un valore di giunzione di 0,582. In caso di guasto avremmo trovato una giunzione aperta o un cortocircuito. Passiamo all'esame di questi due transistor in primo piano. Prima giunzione trovata 0,571, seconda giunzione 0,582. Altro transistor, prima giunzione individuata 669 mV, seconda giunzione individuata 600 mV. Quindi direi che questi transistor sono entrambi sani. A questo punto concentriamoci sui MOSFET, verifichiamo che non siano in corto, anche se non credo, perché il corto provocherebbe esattamente il contrario, cioè la conduzione della tensione della batteria verso il carico. Su questi MOSFET N-channel è previsto un diodo in parallelo tra drain e source, di cui possiamo anche misurare la giunzione. Intanto verifichiamo l'assenza del corto, in particolar modo il primo tra drain e gate, abbiamo una giunzione aperta, lo stesso dicasi per drain source e idem per gate source. A questo punto misuriamo la giunzione del diodo presente tra drain source di 0,4 V, quindi corretto. Direi che apparentemente questo MOSFET risulta sano. Ripeto questa operazione per tutti gli altri MOSFET, individuando di volta in volta anche la bontà di ciascun diodo collegato. Vista la presenza in uscita di una tensione parziale, propendo per l'ipotesi che questi MOSFET siano comunque sani. A essere difettoso invece potrebbe essere il circuito di pilotaggio facente capo proprio al chip BMS. Questo chip molto delicato potrebbe essere guasto e non pilotare più correttamente i MOSFET ad esso collegati. Considerato il tempo già perso per questa diagnosi e anche l'economicità di un nuovo BMS con le stesse caratteristiche, propendo per la sostituzione in toto. Mi procuro un nuovo BMS con le stesse caratteristiche del precedente, dotato altresì di termistore per la protezione da sovratemperatura. Andiamo a effettuare tutte le saldature dei tre negativi che entrano in questo BMS, ossia il negativo del carico P-, il negativo del caricabatterie C- e il negativo che proviene dalle batterie B-. Prima di effettuare queste saldature andiamo sempre ad impregnare i cavi con del flussante semisolido e poi ad abbondare con lo stagno. Se vi piacciono i miei video di elettronica, non dimenticate di iscrivervi al canale qui sotto e di mettere like. Grazie. Una volta ricollegati questi tre negativi diversi nelle loro rispettive sedi, per il fissaggio sul mio pacco batterie utilizzo del biadesivo, che pertanto fungerà anche da ulteriore isolamento rispetto al circuito elettronico. Tutti i link per l'acquisto in descrizione. Reinserisco il termistore all'interno del pacco batterie per sondare la temperatura dello stesso. È il momento di risaldare il positivo del carico al positivo del pacco batterie. Da adesso in poi attenti ai cortocircuiti.
se tutto funziona a dovere, dovremmo poter misurare in uscita verso il motore la tensione di 40 V prevista da questo pacco batterie quasi completamente carico. Ed infatti abbiamo esattamente 40.7 V, vale a dire la stessa tensione presente in origine sul pacco batterie senza BMS. Per concludere, ripristino il termorestringente per dare compattezza al pacco, larghezza 180 mm, che vado a scaldare con un semplice fono. E dal termine di questa operazione, il mio pacco batteria con nuovo BMS sostituito è pronto per tornare in pista. Bene amici, anche per oggi dal mio laboratorio è tutto. Io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao!